Perché lei ce l'ha sempre con le carni di maiale, però? A parte il salume che sappiamo essere pericoloso anche per... Perché, sì, beh, ma perché il maiale praticamente è un tipo di carne che ha dei grossi problemi a livello, dà dei grossi problemi a livello immunitario a tutti quanti gli esseri umani. Poi se uno lo mangerà ogni tanto non casca al mondo, ma se uno lo mangia anche solamente 2 o 3 giorni di fila, i problemi se li trova. Quelli che sono fortunati, soprattutto in età giovane, se lo trovano magari sotto forma di sfoghi sulla pelle. Ma gli altri invece si ritrovano con problemi di innalzamento della pressione, innalzamento dei trigliceridi, perché le persone che hanno i trigliceridi alti, magari il colesterolo alto, tolgono i salumi e i formaggi e il colesterolo rimane alto, perché il colesterolo è causato soprattutto dagli amidi e dagli zuccheri. Invece i trigliceridi, se uno ha i trigliceridi alti, ma smette Di mangiare se... radicalmente per 3 giorni di mangiare salumi e formaggi, praticamente i trigliceridi in 3 giorni Scendono. vanno a terra poi. Diversamente dal colesterolo, che invece ci vuole una quindicina di giorni per metterla a posto. Questo qua è Interessante. materia per i ricercatori, è materia Certo. per i ricercatori di capire come mai i trigliceridi vanno a posto immediatamente con una dieta equilibrata e corretta e giusta, invece il colesterolo ci mette molti più giorni. E la carne di maiale fa alzare la pressione massima. La pressione massima, Quindi, lì è basso. se uno mangia il maiale, i salumi di maiale facilmente ha la pressione e poi si alzano molto i trigliceridi. Quindi danno cardiocircolatorio. Quindi praticamente le carni sono pollo e tacchino. Ah, per uno di gruppo A, col pollo e tacchino se la cava decisamente bene. Ma poi oramai che adesso ci sono tutti questi strumenti che ci permettono di valutare, no? C'è lo strumento per la glicemia, lo strumento per la pressione, anche dal farmacista c'è chi fa il controllo dei trigliceridi, del colesterolo, quindi non si vede subito. Uno alla sera mangia un po' di salame e di prosciutti o di coppa o pancetta, il mattino dopo va a fare il controllo dei trigliceridi e si ritrova già belli alti. Poi in 3 giorni, non lo mangia più in 3 giorni, diversamente dal colesterolo, vanno giù a picco subito, immediatamente. Però si alzano subito rapidissimamente. Con il salume. Ah sì, il maiale, formaggi, soprattutto poi quelli grassi stagionati, sono specialisti nel far alzare i trigliceridi. Buonasera, Buonasera. senta, il mio marito ha avuto un episodio, insomma, i trigliceridi molto alti, a 750. E praticamente si è rivolto a un centro che studia questa malattia, insomma, così, patologia, diciamo, e praticamente gli hanno dato una dieta nella quale è presente anche due puntini con la frutta. Adesso io voglio capire, con una specie di patologia di questo genere, è dannosa oppure no Quanti la anni ha signora suo funzione? marito? 54. Stasera non può parlare l'interessato? No, in questo momento non c'è. Va bene, che gruppo ha del sangue, signora? La... Ma lui ha anche altre problematiche cardiocircolatorie, ad esempio, pressione alta? No, per ora Niente, no. niente, Per c'ha ora solo i no. trigliceridi alti, invece il colesterolo è a posto. Il colesterolo sì, abbastanza, insomma, abbastanza. Adesso le dico, colesterolo totale 214. Ma di che cos'era appassionato suo marito, signora? No, Di dolci assolutamente no. ma Beh, invece? forse di pasta sì, cereali sì. Formaggi? Ecco, Formaggi un po' anche. anche. Comunque, E di il nostro... salumi, signora? Anche. Signora, guardi, Adesso sarà colpa alla in una frutta. persona di gruppo A non credo, per quanto io possa essere critico nei confronti della frutta, ma in una persona di gruppo A, tra la frutta, i salumi e i formaggi, Formaggi. dei tre, la frutta è la più innocente, È la signora. più innocente, Sì, quindi diciamo che... certamente. La frutta, non ne abbiamo ancora parlato finora, per una persona di gruppo A è meglio che se la mangi al mattino, ma come per tutti quanti. Al mattino.
La frutta con qualche semo oleoso di quelli adatti a lui, noci, nocciole, mandorle, pinoli, semi di girasole, semi di zucchero, chi ce ne ha, sceglie quelli con cui va più d'accordo. Sì. Oppure con uno yogurt di soia, oppure anche con un uovo, e anche se mangiasse due uova tutti i giorni non gli andrebbe su né colesterolo né trigliceridi. E lui se la cava bene, signora, però se continuerà a mangiare e magari li hanno lasciati come alimenti nelle diete, perché figuriamoci se in Italia... La interrompo un attimo dicendo che noi avevamo fatto la dieta che ci ha dato questo centro, in cui era previsto yogurt alla frutta al mattino, con fette biscottate oppure biscotti secchi, cracker... eccetera, e poi c'erano tutti, c'era anche, non so, la bresaola piuttosto che la pasta e riso integrali, gli formati sì, di riso. Se mangia uno di gruppo qua. A signora che mangia la bresaola si trova i trigliceridi alle stelle. La carne di manzo, di bovino, signora, è meglio lasciarla alle persone di gruppo 0 e alle persone di gruppo B. Stop. E poi non gli fate la le può far piacere, insomma, noi seguendo la dieta che ci avevano dato non abbiamo avuto i risultati voluti, abbiamo iniziato un po' a seguire la sua di dieta e praticamente siamo riusciti a raggiungere 198 come trigliceridi, sì, contro i 750. Pesce a colazione, a pranzo e a cena, perché hai trigliceridi alti, e se mangi i legumi al posto dei cereali va giù anche il colesterolo e anche il peso. Sì, e se mangia la frutta al mattino, mai e poi mai, signora, sarà responsabile dei trigliceridi alti. I trigliceridi in genere, signora, sì, ci può stare che la frutta possa causare in alcuni casi l'innalzamento, ma sono molto, molto di più in una persona di gruppo A, carne bovina, carne equina, carne ovina e soprattutto latte, yogurt e formaggi e soprattutto carne e salumi di maiale. Sono quelle le cose decisamente rischiose, sì signora, sono quelle. Sì. Va bene. E che mangi un bel po' di carciofi, che adesso è la stagione, sì. E che mangi di cicorri, radicchio, scarole, e che tra un po' nei campi quando spunta il tarassaco. Dove abita, signora? Milano. A Milano. A Milano, beh, vi farete la scampagnata di fine settimana a trovare in zone dove non c'è un grosso inquinamento, a raccogliere le foglie nuove del tarassaco, che il tarassaco è strepitoso per le glicemie, per il colesterolo, per i trigliceridi. Quindi, crudo e cotto. Va bene, la ringrazio molto. E come estratti fitoterapici che possono aiutarlo tantissimo, si ricordi, la tintura madre di carciofo, la tintura madre di bardana e la tintura madre di betulla. E camminare, camminare e camminare. Ah sì, attività fisica la fa tutti i giorni, quindi sì. Speriamo. Bravo, forza. Va bene, grazie. Lei che gruppo di sangue ha? A positivo. Quanti anni ha? 79. Che problemi ha? Beh, ho il colesterolo e adesso mi sono venuti anche i trigliceridi. I trigliceridi alti? Ma non li ho mai avuti, questa volta sì. Quanto sono? 3,50. Oh, la peppa. Sì. Cosa fa? Solo in questo periodo. Trigliceridi in un gruppo A. Ho la carne rossa bovina. No, non la mangio. Ho la carne e i salumi di maiale. Sì, salumi. Quello. Oppure i formaggi, tutti, sì. Ma soprattutto quelli grassi e stagionati. Ok. E il mattino cosa si può mangiare? Se il latte no. Allora, un gruppo A. Se si alza al mattino, spreme mezzo limone, una tazza d'acqua che non sia per niente fredda, meglio tiepidina. Le piace acqua e limone? Sì, sì. Se la beve. E che frutta le piace adesso? Tutta. Di adesso stagione. Che cosa... Non so. Le ultimissime pesche che oramai è quasi meglio lasciarle perdere. L'uva, i cachi. L'uva, i cachi è un po' presto. I kiwi... È un po' presto, ma tra un po' arriveranno. Non mi piacciono tanto. Le mele cotte? Sì. La cistifellea ce l'ha? Sì. Un frutto di quelli che si legge sul libro che sono adatti a lei, quindi niente banane, arance e simili. Un uovo? Le piacciono le uova? Sì. Un caffettino le piace? Sì. Se preferisce quello di cicoria, meglio ancora? Sì. Ha fatto una colazione stupenda. Ok, grazie. Se vuole provare invece... uno yogurt di soia, sì. Provi e veda chi le lascia più soddisfazione e che la fa arrivare meglio a pranzo senza aver bisogno di spuntini vari.
Ok, grazie. Sì. Qual è il suo gruppo, qual è il suo gruppo del sangue? Allora, zero positivo. Va bene. Allora, io ho problemi invece di trigliceridi, sì, alti da più di 10 anni. Adesso sto prendendo il seno fibrato, ma nonostante ciò non, ancora sono altissimi, 420. Ma il problema è che il colesterolo no. Io mi chiedo come mai. E lei, lei ha tolto il latte, lo yogurt, i formaggi? No, no, purtroppo no. Adesso sì, perché sto seguendo lei, le sue trasmissioni, e quindi mi sto documentando. Però ancora non del tutto, però non mangio fritti, non mangio... Cosa aspetta, signora? Cosa aspetta a toglierli? Non lo so. Quando è nata, signora? Allora, 56 o 54 anni. Ossia, no, no, quando è nata? 28/11/56. E allora, signora? Allora, avanti. Il mio problema, io comunque... Si misuri per i trigliceridi e il colesterolo, fate così, adesso che anche le farmacie fanno servizio, dove le farmacie stanno diventando anche dei posti abbastanza utili per certi versi, perché ci si può misurare la glicemia, sì, certo, il colesterolo, i trigliceridi. Lei ogni 15 giorni vada nella sua farmacia di fiducia, sempre nella stessa, si misuri colesterolo e soprattutto i trigliceridi. Certo. Dopo 3 mesi, ogni 3 mesi, rifaccia il controllo in un laboratorio. E poi lo vede, ma si dimentichi latte, yogurt e formaggi, signora, se no quel triglicerido. Ecco, io mangio, quando mangio la pasta, la mangio comunque o di amaranto o di quinoa o... ma non esiste la signora, la pasta di amaranto, di quinoa non esiste, Giulia. Ce ne mettono dentro il 10 o il 20%, certo. il resto è tutto frumento, signora. Certo, quindi ho accumulato comunque anche un po' di grasso viscerale al giro vita. Farinata di ceci, signora, buona farinata ottima. Di ceci. Per le persone del gruppo zero, farinata di ceci, buona, certo, e ottima. Ecco, polpette di ceci con il tonno o gli sgombri o il pollo al tacchino e l'uovo che fa da legante, quello diventa il suo pane. Quindi i carboidrati non li devo mangiare proprio del tutto? Devo eliminarli? E come glielo dobbiamo dire, signora? È un po' reticente, per carità. Perché io ho comunque una serie di problemi, perché sono stata operata di tumore, prendo ancora una compressa. Signora, di che tumore è stato operato? Al seno. Ma signora, ma non le l'hanno detto di smetterla con il latte, lo yogurt e i formaggi, che sono stati quelli, no, signora, sono stati quelli che l'hanno portata ad avere, cosa vuole, una recidiva? Vuole avere una seconda batosta? Decida e lei. E poi ho comunque sempre i marcatori tumorali del seno alti. Per forza, signora. È dovuto, guardi, all'alimentazione? Senta, lei apre il frigorifero, tiri fuori il latte, lo yogurt e i formaggi. Se ha un balcone o se no scenda giù in strada, chiami i cani e i gatti di tutto il suo quartiere e si disfidi quella roba lì. E da domani mattina i suoi 3 negozi fondamentali, che siano il verduriere, l'ortolano, neanche il fruttivendolo, l'ortolano, il pescivendolo e il macellaio. E vedrà che i suoi marcatori tumorali calano a picco, signora. Facciamo tanti auguri a questa signora. A buona intenditrice, poche parole, signora.